Andiamo a parlare di Po, continuiamo a parlare di acqua e lo facciamo con Meuccio Berselli, che è geologo e che è anche segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Buongiorno Meuccio Berselli. Buongiorno, buongiorno a lei e a radioascoltatori. Buongiorno. Poco fa eravamo al telefono con il nostro servizio meteorologico, il Centro Geofisico per Alpino di Varese, che ci raccontava appunto quanto siano state scarse le piogge nel corso dell'inverno. Anche oggi, forse domani, così dicono le previsioni, pioverà. In ogni caso il problema del Po è notevole, insomma si parlava 27 marzo un livello idrometrico superiore di soli 0,54 metri rispetto al minimo storico del 2005, che era a meno 7,80 sullo zero idrometrico. E cosa sta succedendo, insomma, quali sono le difficoltà a cui stiamo andando incontro? Stiamo andando incontro a un cambiamento climatico evidente ed è ormai scientificamente acclarato e dobbiamo adattarci velocemente a questo cambiamento climatico. Infatti, se verifichiamo e guardiamo il contributo della neve, il contributo nivale sta sempre diminuendo ogni anno, quest'anno è circa il 20% in meno, e le risorse, la pioggia per tempi molto prolungati non cade e quindi si svuotano i laghi, si svuotano i fiumi, sono sempre più con quote e con portate ridotte e quando ci sarà bisogno dell'acqua per l'irrigazione o per gli altri usi, purtroppo potremmo rimanere senza l'acqua, senza la risorsa. Questo è un problema per noi importantissimo che ci vede coinvolti tutti i giorni su tutto il territorio del distretto, che va dalla Valle d'Aosta fino alle Marche, e siamo molto preoccupati. Tenga conto, lo dico per gli ascoltatori, che nel bacino del Po ci abitiamo in circa 20 milioni di abitanti e realizziamo, grazie all'attività di questo bacino, circa il 41% del PIL nazionale. Quindi dal punto di vista anche delle pressioni sull'acqua, sono pressioni molto importanti e l'uso della risorsa è un uso che ci vede tutti coinvolti e quindi dobbiamo far di tutto per risparmiare l'acqua. Parliamo di agricoltura, ma non solo, evidentemente, non è insomma l'unico settore nel quale l'acqua è una risorsa fondamentale. No, anzi, allora dico solo alcuni numeri che servono per capirci. 55% dell'industria geotecnica nazionale avviene nel bacino del Po, 35% della produzione agricola, 55% della produzione idroelettrica, quindi sono numeri molto importanti. L'acqua serve per l'uso idroelettrico, ma serve anche per l'habitat. Tenga conto che se diminuisce il livello del Po a Ponte d'Agostura, cioè a Ferrara, nella parte terminale del fiume, sotto i 450 metri cubi al secondo, c'è l'intrusione del cuneo salino nel delta con un cambio di habitat, quindi con un danno molto forte sull'ambiente. Il fatto di poter avere 450 metri cubi al secondo a Ponte d'Agostura implica una serie di azioni di controllo della gestione della risorsa puntuale, molto difficile, perché quando la risorsa non c'è tutti dobbiamo fare un passo indietro e questo diventa molto difficoltoso. C'è anche un problema di intrusione salina, che sostanzialmente vuol dire che le acque del mare in qualche modo risalgono dentro al Po, evidentemente, perché se il Po è vuoto si riempie per i vasi comunicanti si riempie di acqua di mare. Sì, molto semplicemente è un fatto di proprio dipendenza e di quote. Se a Ponte d'Agostura, come le dicevo, scendono meno di 450 metri cubi al secondo, quindi il livello del fiume si abbassa, l'alta marea o la marea riesce a vincere e quindi andare in contropendenza e la risalita del fiume salino si fa sentire sempre di più. Ecco che allora tutte le azioni che devono essere messe in campo devono essere a tutela dell'habitat, perché quelle faglie, se diventano faglie con il sale, non possono essere utilizzate per irrigare e quindi si perde l'habitat di un'area che oggi è il delta del Po, che è 380 km quadrati, in cui ci sono delle attività molto importanti che vanno assolutamente tutelate, oltre ovviamente a tutelare l'ambiente, che è la primaria, diciamo, opera di pianificazione che dobbiamo fare. Senta, e questo ovviamente crea anche tutta una serie di conseguenze, non solo dicevamo sull'economia, sull'habitat, dice anche dal punto di vista della fauna, evidentemente. Sì, sulla fauna, ma anche, diciamo, noi dobbiamo
continuare a educare, diciamo, i territori, le comunità, che sono sempre molto attente, ma dobbiamo fare meglio, perché dobbiamo risparmiare l'acqua, dobbiamo riutilizzarla, quindi tentare di utilizzare l'acqua dei depuratori di più e utilizzare l'acqua dolce. E nel cambio di habitat, come sottolineava lei, ci sono anche delle difficoltà, perché i pesci d'acqua dolce non ci saranno più, ci saranno i pesci di mare, ma soprattutto non ci sarà più l'irrigazione che ci consentirà di irrigare prodotti di qualità. Aggiungo che nella parte terminale del delta l'acqua del fiume viene utilizzata anche per l'idropotabile, e quindi quell'acqua non potrebbe più essere utilizzata con il potabilizzatore, perché c'è acqua con il sale, e quindi insomma lei capisce che sarebbe un danno incalcolabile. Senta, e quali, se ci sono, insomma, quali provvedimenti, al di là del fatto che ovviamente il problema è globale dell'ambiente, ne abbiamo parlato tanto, soprattutto insomma a marzo, anche con le grandi marce, eccetera, ma sul momento quali esistono esiste un approccio che in qualche modo può tentare di limitare i danni, oppure no così come può venire? L'approccio a tempi brevi, in tempi brevi o in tempi medi, è diciamo, noi siamo il Ministero dell'Ambiente, riuniamo l'osservatorio con tutti i portatori di interesse e facciamo un'analisi anche sulle previsioni che ci sono e sull'uso che stiamo facendo dell'acqua. Dobbiamo realizzare degli invasi, perché dobbiamo trattenere l'acqua quando piove, certo, e questa distribuirla quando serve. Dobbiamo trattenere l'acqua dai laghi, perché l'acqua dei laghi è molto importante, soprattutto ad esempio quando c'è nel Lago Maggiore, perché poi entra nel Ticino e nel Po, e tenga conto che un centimetro di acqua nel Lago Maggiore corrisponde a circa 2,4 milioni di metri cubi di acqua, quindi il serbatoio diventa un magazzino, diventa molto importante. Quindi cercare di trattenerla. Dicevo prima, il riutilizzo e riuso dell'acqua dei depuratori, quindi far sì che i 6.700 depuratori che ci sono nel Po possono essere più performanti e riutilizzare quell'acqua di depurazione, riutilizzarla, essere molto più bravi nelle reti, e quindi tentare di fare degli investimenti per non perdere l'acqua, perché l'acqua nelle reti non deve essere persa, e ovviamente avere un'agricoltura che tenga conto della sostenibilità ambientale e, con il cambiamento climatico, tentare di introdurre il concetto di agricoltura meno idroesigente.